a questa puntata dei cinque libri. Eh, prima di introdurre il nostro ospite eh, vorrei ricordare molto brevemente quello che è un progetto che il nostro Ateneo porta avanti in Uzbekistan dal 2009. Alla fine eh, del 2008 eh, Uzautosanov insieme a General Motors e il nostro Ateneo è stato siglato un contratto per istituire una nuova università la Turing Polytechnic University in Tashkent, che um, conosciamo in maniera colloquiale come TTPU, eh, che è al momento una delle realtà eh, che porta a una formazione molto molto mirata e di alto livello all'interno del paese Uzbekistan. Eh, si va dalla meccanica all'ingegneria dell'automobile, ma non solo, anche eh, in architettura, eh, anche la parte riguardante l'ingegneria energetica piuttosto che non quella dell'informazione. Dell Veniamo al eh, professor Marco Bottino, che è stato eh, professore di storia contemporanea presso l'Università di Torino e ha lavorato moltissimo negli archivi sovietici da quando sono stati aperti eh, ai, agli studiosi stranieri e eh, diciamo che eh, lui ha vissuto lunghi periodi. Lunghi periodi nei paesi, eh, se non sbaglio Uzbekistan, Kazakistan, ma anche in Russia. Eh, quindi in particolare, eh, ecco, quello che noi eh, vorremmo ricordare, che è stato mh, a capo, fatto parte della redazione di riviste quali la Central Asian Survey, Quaderni Storici e Cahiers du Monde Russe, è membro attualmente del comitato direttivo di Memorial Italia. Ha scritto vari saggi. Mm? vari saggi che coprono aspetti diversi della storia eh, dei paesi dell'Asia centrale, in particolare sulla trasformazione urbana e sociale. E eh, qui voglio ricordare con precisione eh, alcuni dei suoi principali studi, quindi due libri, La rivoluzione capovolta, che è un libro del 2003, ma ha avuto anche un'edizione russa nel 2008, e Samarkanda. Eh, Storie eh, in una città dal 1945 ad oggi, che è un libro del 2015 ed ha una, anche una traduzione inglese del 2020. Oggi ci occuperemo eh, invece di cinque libri che abbiamo chiesto al collega Buttino di, di selezionare, e, eh, e quindi inizierei introducendo il primo volume, no? il primo volume che è un libro di Niccolò Pianciola, eh, Stalinismo di frontiera. E quindi chiedo, ma come si è trasformata quest'area eh, negli ultimi anni? Eh, le, campagne, le campagne sono cambiate? Eh, e come si è passate dalla colonizzazione, diciamo quella russa, a una collettivizzazione che eh, diciamo, a volte diventa anche carestia? Prego. Sì, il libro di Pianciole su queste cose. Se si parla di Asia centrale io credo che sia giusto partire dalle campagne, come ha detto lei, perché eh, l'Asia centrale è un, immenso, è un immenso paese, sono tanti stati, un'immensa regione, prevalentemente agricola, oppure di, di luoghi deserti e perciò non coltivati, però diciamo l'economia agricola è quella dominante. Lo è da, da molto, sia da prima del periodo che ci interessa, ma se noi vogliamo vedere il passato con gli occhi di oggi, secondo me, dobbiamo guardare l'Asia centrale da quando arrivano i russi, da quando la colonizzano. E allora c'è una storia della colonizzazione che è fattibile, e che fa questo libro di Pianciola, che è una storia che eh, racconta di come eh, L'arrivo dei militari russi a, a metà Settecento nelle steppe, poi nel, nella parte sud dell'Asia centrale, ossia nell'attuale Uzbekistan, Kirghizistan, eh, Tajikistan e Turkmenistan, quando arrivano i russi, eh, arrivano prima come presenza militare nella parte eh, meridionale a metà ottocento. Poi iniziano delle attività economiche, ma l'attività economica principale, il grande business è eh, l'economia del cotone. Si discute allora della rilevanza di questa economia del cotone, della rilevanza per l'impero russo e poi per l'esportazione. E questa resta una questione fino ad oggi, perché uno dei grandi problemi della città, ne parlavamo l'altro giorno, è il fatto che la presenza del cotone è ancora oggi in mobilitazione di tantissime persone per andare a raccogliere il cotone. Ma restiamo ad allora. Allora c'è una presenza militare, presenza agli affari, l'interesse per il cotone, l'impossibilità di. Eh, da parte dei russi di produrre loro direttamente il cotone, l'impossibilità è non volontà, eh, e perciò eh, il cotone viene, continua a essere gestito dai lavoratori, dagli interessi economici locali, sotto una presenza russa che diventa sempre più eh, forte. C'è però una prima colonizzazione russa, contadina anche, nelle campagne. Eh, che non crea aziende che producono cotone, ma che produce grano. Questa differenza di produzione diciamo, tra la gente locale che produce il cotone e i russi che producono grano diventa poi importantissima nei decenni successivi all'avvio di questa cosa, perché poi ci sarà la guerra, ci sarà la guerra civile. Ci saranno delle situazioni di grande eh, fame, eh, di carestia durante la guerra civile, ossia tra il 1917 e i primi anni venti. Morirà un sacco di persone, ma una delle dinamiche locali importanti. Che, come possiamo immaginare, insomma, è tipica delle situazioni in cui c'è la fame e che sopravvivono meglio quelli che producono generi alimentari che quelli che producono cotone. L'economia eh, locale si trova nel disastro prodotto da una fame che si traduce nel fatto di eh, un'esigenza di cambiare culture, ma non, è, non si è in tempo a farlo perché se arriva del grano. Le persone lo mangiano, poi mai seminarlo perché devono sopravvivere e perciò in questi anni di rivoluzione che viene dalla Russia e di disastro sociale eh, questa questione diventa molto importante. I russi sono egemoni sia perché sono gli autori della rivoluzione, sia perché sono gli armati, sia perché eh, producono il grano e la gente sta morendo di fame questo gli dà un potere eh, gigantesco. Guarda queste cose e guarda a quanto accade dopo uh, questi anni terribili, c'è un periodo in cui uh, sembra che la situazione sia cambiata, c'è una relativa pace, c'è un problema uh, che viene discusso di come far nascere delle repubbliche socialiste uh, liberandole da una presenza coloniale russa, perciò ci sono discussioni, i primi tentativi di mandare via i coloni russi. Ma poi questo viene travolto, e siamo ormai agli anni 30, eh, ed è anche questo il centro del libro di Niccolò Pianciola: eh, viene travolto dal fatto che a Mosca si decide di collettivizzare l'agricoltura. Collettivizzare vuol dire in, in questo grandissimo territorio due cose diverse, vuol dire, no, insomma. Per tutto vuol dire che la fine dell'agricoltura come fatto individuale, delle famiglie, eccetera, ma diventa un'agricoltura di Stato. Nell'Asia centrale ha due facce questo. Una faccia è nei posti del cotone dove le aziende vengono incorporate senza grandissimi danni, ma il grosso del disastro riguarda le zone dei nomadi. Tutto il Kazakistan è una zona di eh, seminomadismo e anche l'attuale Kirghizistan, eh, e anche la Turkmenistan. Allora l'idea di eh, impedire alla gente di fare i nomadi e chiedere loro di creare delle aziende dell'allevamento eh, non solo è un'idea eh, di modernizzazione che viene dall'alto, che sconvolge i modi di vita, eccetera, ma è uno sconvolgimento che eh, eh, rompe le, eh, il sistema di sopravvivenza delle persone. Il, il nomadismo, dico solo due parole su questo: si basa sul eh, fatto di poter spostare eh, eh, gli animali a secondo della fioritura della steppa, a secondo delle stagioni, dei, per dei percorsi. E perciò ha un equilibrio tra eh, territori praticabili, quantità di persone e quantità di animali. La collettivizzazione blocca le persone, eh, impedisce questa cosa, gli animali sostanzialmente muoiono. C'è prima una moria gigantesca di, eh, del bestiame e poi c'è una moria delle persone. Quasi metà dei nomadi muoiono in questi anni della collettivizzazione. Sono gli anni in cui... Eh, parte il periodo diciamo dello stalinismo della grande unione sovietica che vista con gli occhi locali, come dire, una cosa molto poco entusiasmante perché è una carneficina micidiale provocata da, da una politica che non aveva come obiettivo, credo, uccidere le persone, non era questa la cosa, ma era un'idea astratta di modernizzazione che viene imposta con la forza a livello locale e si traduce in un disastro. Il peso di questa cosa qui resta negli anni successivi e il peso della scelta della... Puntare tutto sul cotone nelle zone agricole, non dell'allevamento, condizionerà poi il futuro di questo paese. Mi sembra che il libro di Pianciola fa eh, un'analisi di, di questo periodo in modo molto curato e eh, molto utile a un lettore di oggi che eh, vuole capire dove si trova. Questo è un mattone per dire dove mi trovo se sono. Sì. Da quelle parti. Grazie, grazie. E, ecco, a questo proposito eh, vorrei fare un passo avanti di un certo numero di anni, quindi eh, penso al secondo, al secondo dei libri no, che, che hai scelto, eh, che è di Marianne, Marianne Kemp, e che eh, studia no, la, diciamo, la donna cosiddetta nuova, the new woman in Uzbekistan. Ecco, qua mi attacco a quella che è una mia esperienza personale che ti ricordo cioè la prima volta che andai in Uzbekistan nel 2010. Eh, e rimasi stupita da vedere, eh, dal vedere eh, come si vestivano eh, le ragazze, perché erano comunque vestite all'occidentale. Devo dire, francamente, mi aspettavo eh, un po' un paese diverso da quello che ho incontrato, sbagliando ovviamente, ma eh, questa era l'impressione che avevo. E, e, dopodiché però eh, c'è ecco, il lato negativo, no? eh, la prima volta che mi fu presentata una persona importante all'interno dell'università, io quello che feci fu di allungare la mano per, per stringerla, non eravamo in epoca Covid, quindi si poteva ancora stringere la mano e ovviamente eh, la persona la ritirò, mentre al collega maschio questo, diciamo, trattamento non veniva riservato. Ecco, è cambiato davvero qualcosa nella vita delle, delle donne oggi? Eh, cosa ci puoi dire? No, cambiato, è senz'altro cambiato moltissimo, l'impressione tua non era sbagliata. Era, dietro questo cambiamento, però, c'è un percorso molto faticoso di cambiamento, diciamo così. E, c'è un'idea di eh, riformista nel mondo musulmano prima della eh, rivoluzione, dell'arrivo dei russi, eccetera, che ha come uno dei punti di riferimento la questione della famiglia, la posizione delle donne e rispetto alla posizione delle donne soprattutto la questione dell'educazione delle donne. Possono le donne andare a scuola e... Eh, eh, istruirsi e perciò attraverso questo manciparsi oppure devono stare in casa eccetera. Eh, legato questo all'andare eh, fuori le esporsi c'è la questione del velo. Eh, eh, soprattutto dal primo arrivo dei russi eh, eh, le popolazioni locali hanno eh, reagito eh, eh, Rendendo più pesante e più diffuso l'uso del velo per le donne. Le donne non devono mostrarsi, soprattutto questi stranieri, e perciò c'è eh, ehm, un diffuso ovunque sì, le donne per la strada eh, vanno sotto un velo che si chiama parajà, che eh, parte dalla testa, arriva ai, ai piedi e davanti al volto. Eh, ha un velo, è tutto chiuso, non, non spuntano gli occhi, ma gli occhi stanno dietro a una parte più leggera del velo che è fatta con, eh, il, con le code dei cavalli, eh, tessendo le, le code dei cavalli. Eh, questo tipo di eh, di abito ovviamente come dire il segno vis vis visibile della eh, posizione delle donne in quella società questo siamo mettiamo un secolo fa la cosa continua eh, fino eh, agli anni 20 nella seconda metà degli anni 20 il potere sovietico si è già consolidato ha delle idee di emancipazione che vengono ovviamente dal mondo occidentale e eh, vogliono aggredire la situazione eh, del, della posizione delle donne. In questo hanno come alleati dei, eh, un, una tendenza riformista islamica a cui ho fatto cenno prima, che ha radici lontane, perché, eh, che ne so, in, eh, in Iran c'è stato un tentativo riformista importante nel 1906, poi in Turchia, in Afghanistan negli anni 20 contemporaneamente, perciò c'è un mondo che sta affrontando quella cosa. Allora i russi pensano di poter affrontare questa situazione puntando sui loro alleati come eh, eh, forza locale, come intellettuali locali promotori di una riforma. Quanto accade è diverso da questo, perché la, la riforma eh, di fatto non funziona come fatto spontaneo. Gli alleati sono molto deboli rispetto a una società contadina o eh, tradizionale, diciamo, che, se, che è poco interessata a questo tipo di novità. E il risultato della cosa è una... Eh, le donne viene levato il velo in una grande manifestazione Passeranno alla storia come Kujum, che è appunto l'attacco la, contro il velo, e poi questo eh, porta in due direzioni: una è immediata è il fatto che queste donne subiranno poi eh, una sorta pesante, perché le famiglie tenderanno a ripudiarle, e ci saranno anche violenze e cose del genere, e l'altra sorte è il fatto che. Eh, eh, questo atto è un atto come dire, imposto e perciò eh, ha il peso che trova. Insomma, eh, la vita non cambia per essersi levato il velo in modo immediato, ma poi ci saranno dei decenni dopo, le donne eh, useranno sempre meno il velo, il velo praticamente scomparirà, eh, ma resteranno le grandi famiglie, le, famiglie, le donne eh, dell'Asia centrale. Fa le famiglie hanno almeno 5-6 figli, ma prima ne avevano di più, perciò le famiglie sono famiglie molto grandi. Le donne hanno il loro posto a casa in modo tradizionale, eccetera. Insomma, la forza della tradizione vince e negli anni della fine dell'Unione Sovietica ci saranno, inizieranno ad esserci delle eh, tentativi di ritorno al passato dal punto di vista del velo, ossia Inizieranno a comparire delle donne di nuovo con il velo e sarà una cosa strana. Anche a me è molto stupito. Eh, in quegli anni lì eh, ero appunto a Tashkent, a Samarcanda dove lavoravo. e Era incredibile il fatto che. Nel... Io ho fatto anche qualche foto, poi mi vergognavo di fare foto di quel tipo lì. C'erano cioè, so, donne per la strada, una con il velo ipertradizionale, l'altra con una minigonna di fianco. La cosa eccezionale era che questa cosa viveva tranquillamente assieme, dipendeva dalle famiglie, dal, dall'età, dal, da fatti individuali, ma eh, c'era una convivenza, cioè la convivenza non era all'interno della stessa famiglia, le famiglie erano tradizionali, ma di fianco poteva essere una famiglia diversa, non tradizionale, che faceva i fatti suoi. Allora questo aspetto contraddittorio resta molto. L'emancipazione della donna come parità di diritti in epoca eh, eh, sovietica eh, eh, fa dei passi avanti molto perché le donne ottengono il diritto di lavorare, eh, lavorano eccetera e perciò c'è un cambiamento delle famiglie. Eh, nel senso che la donna eh, lavora ma nello stesso tempo nella famiglia la donna eh, tende a essere eh, la donna tradizionale. C'è un tipo di onorificenza sovietico che viene, era diffuso ancora negli anni 50 ma anche negli anni 60 che era eh, il, eh, una medaglia che davano alle donne eroine che erano quelle che lavoravano e avevano, che avevano moltissimi figli. Ossia se una, faceva, se una donna aveva dieci figli era premiata, che è un aspetto un po' contraddittorio dell'Unione Sovietica. Ossia da una parte eh, diceva che le donne devono diventare operaie e andare a lavorare, dall'altra parte però doveva ammiccare alla tradizione, perciò la donna eroina aveva dieci figli. E, e, e più figli aveva, più era... Eh, riconosciuto il suo ruolo di donna procuratrice, eccetera, più era remunerata e compensata e, e, e onorata questa posizione. Ecco, questa era un po' come dire la situazione di eh, ambiguità raccontata all'interno di queste cose. Ovviamente l'idea del progresso andava, eh, attraversava le famiglie, si era partita dalle campagne, attraversava le famiglie ma puntava alla creazione di modi di vita eh, eh, di tipo occidentale sostanzialmente eh, in Asia centrale lo smantellamento della famiglia tradizionale era un punto forte di questo il risultato su questo diciamo così così. <ride> Mi sembra che questo, è il, detto malamente, in modo molto veloce, il, sono i temi del libro della Marianne Camp. Sì, allora eh, cambiamo un pochino, ma nemmeno poi tanto, passando al terzo libro scelto, no? che è quello di, eh, di, Paul, eh, di Paul Stronsky, no? che racconta la città Tashkent. Eh, in anni particolari, tra il 30 e il 66, almeno così, così nel titolo. Ma qui ecco, eh, è, è molto legato anche al discorso che, eh, che si faceva su, sulla donna, perché eh, è di nuovo riparto da un qualcosa eh, che, che ho vissuto anche negli ultimi anni: cioè in questo momento, girando per la città, eh, sono quasi più le gru che non le case. Cioè, quindi c'è cioè proprio un'esplosione, quindi un processo che forse si è moltiplicato rispetto agli anni raccontati da Tronsky. No? E, però questo porta sicuramente a un mutamento urbano, ma eh, anche eh, sociale, perché eh, si passa da, da un, uno stile di vita tradizionale, come raccontavi prima, che è basato sul Mahalla, sulla moschea, a, a che cosa? Sì, io ho scelto questo libro perché eh, mi sembra che è il libro che fa il punto sulla questione che hai detto e perciò introduce un altro tassello sia, del, del discorso sulla modernità come prodotto di importazione e qui l'elemento di importazione diciamo sono i modelli abitativi eh, c'è una non so se si può dire l'invenzione sovietica o insomma politica sovietica degli anni del dopoguerra soprattutto sia negli anni 50, 60, 70 fino alla fine dell'Unione Sovietica. L'idea è che eh, se si vuole trasformare dall'alto del, della saggezza del partito la vita della gente eh, bisogna eh, riuscire a cambiare quello che loro fanno nella loro vita quotidiana. Ne abbiamo visto degli aspetti parlando agli altri libri. Qui la vita quotidiana è intesa eh, come alloggi in cui vivono, come luoghi in cui vivono. Eh, si arriva con una produzione di case simili, poi ne parlerò meglio, eh, in tutta l'Unione Sovietica e quindi anche in Asia centrale, a creare una situazione in cui... Eh, ma io l'ho sempre raccontata in questo modo qui. Io quando lavoravo a Samarcanda avevo eh, l'impressione di conoscere molte case senza esserci entrato, perché erano tutte precise. E allora, quando poi facevo lezione, raccontavo, perciò vi, vi racconto questa cosa, eh, è possibile entrare in una di queste case eh, a occhi chiusi. E sapere non solo dove eh, la stanza a dormire, il bagno o il salottino, ma anche dove il bagno, ma anche come è fatto il rubinetto del bagno. Tutto ad occhi chiusi, io posso entrare in una in queste case e girare il rubinetto, sapendo che rubinetto giro. Ecco, questa cosa qui. È una rivoluzione culturale micidiale, sempre imposta, ma con una potenza micidiale. Vuol dire che in tutto il territorio dell'Unione Sovietica, gigantesco, eh, le persone più o meno alla stessa ora si alzano, eh, escono da quella stanza precisa, arrivano allo stesso rubinetto, eccetera. Eh, eh, questo determina un'omogeneità gigantesca dei modi di vita. Spostiamoci da questo a Tashkent eh, degli anni tra il dopoguerra e la metà degli anni 60. Eh, vediamo che lì, come a Samarkand, come in tutte le altre città eh, antiche dell'Asia centrale, quello che prevaleva era un modo di abitare tutto diverso, fatto da... Eh, Famiglie grandi che vivono nella stessa casa, la casa è fatta solo di un piano, piano terreno, diciamo, con delle stanze attorno a un cortile che restava lo spazio comune in cui si stava molto perché, insomma, tranne i pochi periodi di freddo si stava lì. Eh, allora, questo tipo di abitare di grandi famiglie eh, non c'entra nulla con la situazione che vi ho detto io, ossia l'alloggetto in cui. <ride> tutto viene in modo standardizzato, in case costruite in modo standardizzato, tutte uguali, allora il problema in Asia centrale è come convincere la gente che vive nel quartiere tradizionale, si chiama Machalà, nel caso tradizionale a entrare, a far parte del mondo sovietico, anche abitativo. Questa è una eh, questione gigantesca, è molto difficile, perché le persone non ne hanno nessuna voglia, perché eh, hanno abitudini diverse, eccetera. Allora, il libro di Stonsky racconta, eh, da una parte, di come si inizia a costruire, a pensare a una costruzione della città moderna e seriale, dall'altra parte racconta che eh, il modo in cui lì a Tashkent avviene in modo brusco il passaggio. L'aspetto brusco non è colpa questa volta direttamente dei sovietici, ma è eh, diciamo colpa della natura, nel senso che c'è un terremoto nel 1966 che distrugge parte della città vecchia ossia che fa il lavoro che i sovietici non volevano tanto fare, perché mandare i bulldozer a distruggere i quartieri è una cosa che viene poi fatta, eh, ma, eh, eh, c'era anche in Unione Sovietica un'attenzione all'opinione pubblica, al non creare proteste, eccetera, non puoi semplicemente spostare con la forza. Il terremoto diventa un po' l'occasione, il terremoto distrugge una parte della città vecchia e diventa un momento di eh, mh, distruzione più grande di fatto. Ossia, i, la prima cosa che fanno i bulldozer è che devono tirare giù le case danneggiate è di, di allargare un po' l'area e di iniziare a modernizzare dei quartieri. Vuol dire che eh, le case di prima non vengono ricostruite, ma si costruiscono apposta delle case con le caratteristiche di modernità. Allora, questo cambiamento è un cambiamento sostanziale nella vita dell'area centrale. Viene fatto a Tashkent eh, usando l'occasione, diciamo, del terremoto. In altri posti non viene fatta in modo così violento ma viene fatto in un modo più, più lento, la questione è ehm, che lo Stato ha dalla sua parte eh, la distribuzione degli alloggi. Per ottenere un alloggio bisogna mettersi diciamo, in coda o in lista di attesa e a secondo i meriti della famiglia otterrà un alloggio. Ovviamente i, i, eh, gli alloggi che vengono distribuiti sono dalla, secondo le concezioni moderne. Le famiglie hanno molti figli, perciò eh, le case eh, tradizionali di cui vi ho detto sono case che non possono eh, soddisfare l'esigenza di avere un tetto per una famiglia, perché se una famiglia ha, eh, esagero, dieci figli, ma era anche una, una normalità, e i dieci figli hanno eh, ognuno famiglia, <ride> eh, ovviamente devono cambiare casa. La cosa che fanno le famiglie locali è di eh, spostarsi, ossia quando eh, eh, le famiglie, eh, eh, i figli si, sposta, eh, si, eh, si sposano, si spostano in un'altra casa. Solo il figlio più giovane resta nella casa dei, dei vecchi, dei genitori e perciò lo spostamento implica una possibilità di fare altre case. Fare altre case implica avere il terreno e la possibilità di costruirle, mentre lo Stato dice questa è l'alternativa, ti do un alloggio in una grande casa gigantesca, seriale. A poco a poco, senza bisogno del terremoto, eh, anche nelle altre città, eh, eh, le famiglie iniziano a trovarsi in un ambiente, eh, diciamo, poco... in un ambiente abbastanza disastroso rispetto al loro modo di vita. Voi dovete calcolare che le famiglie non solo sono numerose e vivono assieme, ma le famiglie vivono di rapporti sociali molto densi, perché è una società in cui... Eh, eh, si accede ai lavori, alle risorse, alle possibilità molto attraverso relazioni e le famiglie tengono molto a mantenere relazioni, costruire relazioni, perciò sono, eh, ricorrono tutte le famiglie al rispetto di pratiche tradizionali, di feste tradizionali che accompagnano il corso della vita, matrimoni, nascita dei figli, eh, anniversari del della morte di qualche duno che si trasformano con una pressione sociale è obbligatorio fare così si trasformano in un'occasione per invitare tutte le famiglie del quartiere tutte le famiglie che si conoscono di importanti eccetera allora se il prestigio delle famiglie si gioca su questi meccanismi qua eh, voi provate a fare questa cosa qui in una casa seriale, ossia di piccoli alloggi, tantissimi piccoli alloggi eh, in cui vivono semmai alcune migliaia di persone, fino a 3.000 persone sono delle case gigantesche, eh, allora non è possibile perché la gente non ha lo spazio fisico per farlo, vivono eh, divisi eccetera. Perciò. Questo cambiamento è veramente una rottura, se volete, analoga a quella del velo, ossia è una rottura dolorosa che viene fatta in nome del eh, progresso all'europea eh, di cui lo strumento forte è il Partito Comunista che è centralizzato a Mosca e perciò ha un'idea di trasformazione con gli occhi più moscoviti che dell'Asia centrale. I russi ovviamente sono un'anima forte di questo tipo di, di, di trasformazione, le famiglie locali ovviamente fanno resistenza a questo tipo di, di trasformazione. Ecco, a me sembra che il, il libro di Soskis abbia... parli di un, di un momento, di un periodo circoscritto, ma pone... Eh, un ragionamento che eh, in realtà eh, riguarda molti altri che, molto che la ritorna, qualità, ritorna esatto ritorna e non è solo legato a quel, no, a quel trentennio direi no, 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 di, di no assolutamente. Di assolutamente ecco abbiamo parlato delle città però in realtà anche le campagne sono, sono cambiate. Quindi, eh, questo eh, ricorda no, del, nel quarto, il quarto dei libri che hai scelto, quello di Kalinowski, che si è sposta un pochino perché, qua, stiamo andando in Tajikistan. Quindi, eh, allora, qui ecco, abbiamo parlato di città, come ho detto, adesso vogliamo andare nelle campagne. Anche le campagne si sono si son modificate. come? Sì, eh, ma. Eh. No, vabbè, qui il libro di Kaliknoski più sulle campagne, e su, sì, è, è un, su un paese. Eh, dunque, eh, le campagne intese come cotone, eccetera, certo hanno molto a che fare con eh, il Tajikistan, che è il paese di cui eh, si occupa lui, e la questione del cotone, come ho detto, è la grande questione. In, in Tajikistan una delle trasformazioni grosse viene dal fatto che nel periodo sovietico si tende sempre di più a spostare gente verso le culture del cotone. Le culture del cotone non sono molto attraenti per la gente perché eh, si vive male si guadagna poco, si guadagna molto poco e questo... Eh, in tutta l'Asia centrale dove c'è il cotone, così, per il fatto che il cotone ha una brutta caratteristica, ossia quella che può essere venduto solo allo Stato. Se uno, non so, produce pomodori eh, li può vendere anche un po' allo Stato, ma eh, li porta al bazar. Se uno è costretto a produrre solo cotone, eh, è un po' nei guai perché eh, dipende strettamente dai prezzi del cotone stabiliti dallo Stato. Lo Stato, dato che ha un ehm, grande interesse al cotone perché l'industria eh, tessile dipende da quello e in tempo di guerra anche l'industria militare per le divise e roba del genere, la pressione sul cotone è... Grandissima e la pressione sul cotone vuol dire che il meglio è produrre molto cotone spendendo molto poco, sia pagando molto poco i contadini. E perciò, diciamo, i contadini tagichi, usbechi che si occupano di cotone sono la parte più, più povera della società dell'Asia dell centrale, quantomeno dell'Asia centrale eh, meridionale. Il problema è che nei, nei decenni sempre più gente viene spostata verso il cotone. La gente che, il tagikistan è una regione di montagna e eh, le persone vengono spostate verso il cotone che sta nelle valli e perciò sono gente non solo che si trova a dover produrre cotone ma si trova sradicata da quello che faceva prima, dalla sua vita, eccetera. Il libro di eh, Kalinowski... Eh, si colloca in questa situazione, ma un centro dell'attenzione ha un caso micro, a un caso circoscritto, che è la costruzione di una diga. La diga serve poi a produrre energia elettrica. La questione è che la diga è uno sconvolgimento ecologico grosso, fa vuol dire spostamento di persone, eccetera. Perciò connesso alle cose che dicevo prima, se volete. Il problema è eh, che ci sono delle scelte importanti che vengono prese dall'alto in funzione di interessi di sviluppo che eh, hanno poco a che fare con quelli diretti della popolazione del luogo e coinvolgono le persone nel senso inducendo eh, mutamenti di modi di vita, spostamenti di gente, eccetera, eccetera. Questa cosa eh, Mm, ossia, la modernizzazione vista come raggiungimento, creazione di nuove risorse, le dighe creano in qualche modo ricchezza, eccetera, eh, implica una presenza diretta dello Stato come costruttore. Prima abbiamo visto lo Stato come costruttore di case, adesso lo vediamo come costruttore di dighe in un posto in cui la risorsa acqua è al centro della faccenda. Eh, mm, e perciò abbiamo uno Stato che eh, eh, investe, gestisce, eh, eh, trasforma e tutto quanto. L'Unione Sovietica è poi questo, ossia l'idea che la trasformazione economica sia opera essenzialmente dello Stato e perciò è decisa, pianificata, costruita, eccetera, attraverso... Uh, Un'elaborazione che coinvolge tutto il grande territorio, mobilitazione di eh, investimenti di popolazione, eccetera. Torniamo al micro caso di Kalinowski: uh, questo implica lo spostamento di popolazione, la nascita o trasformazione di una uh, cittadina che nasce come cittadina moderna legata agli investimenti che vengono fatti. E se spostiamo un po' l'attenzione, non noi, ma lui, ossia lui sposta l'attenzione, lui guarda eh, il modo in cui lo Stato gestisce questa cosa qui. Allora, la cosa molto interessante è eh, eh, il fatto che lo Stato non è, cosa che del resto sarebbe forse difficile da pensare, ossia una macchina perfetta, gerarchica, in cui tutto è preciso. Lo Stato è fatto di rapporti umani di gruppi di interesse, di clan che si discutono dell'uso delle risorse, di interessi che stanno all'ombra del discorso generale, costruiamo la grande diga e la grande la città moderna, ma sono il modo in cui i gruppi di potere locali, le famiglie reagiscono a una presenza da una parte di uno Stato partito che li... Con, con, porta delle decisioni e dall'altra parte ha una gestione delle risorse che viene scombussolata e perciò richiede una negoziazione continua. Allora la cosa interessante del libro di Kalinowski mi sembra che siano due, sia da una parte pone il problema della eh, modernizzazione dall'altra guarda come funziona e apre, da una parte, a un'analisi micro, perciò vediamo le cose che dicevo ma da vicino, eh, dall'altra apre discorsi più generali che sono il colonialismo interno sovietico, esiste un colonialismo interno sovietico, ossia queste politiche qua sono politiche coloniali o cosa sono? Eh, eh, se le cose vengono decise da lontano e si tratta di... Trasformare con decisione presa da lontano delle risorse, della vita della gente, non è analogo delle politiche di colonialismo o colonialismo interno di altri paesi. E perciò lui apre a questo discorso, che sarà continuato dall'ultimo libro che ne parliamo fra un attimo, dico ancora una cosa su Kalinowski: eh, lui si lega molto a un discorso che viene fatto alla fine dell'Unione Sovietica che riguarda lo sviluppo e il sottosviluppo. Allora, tutte queste politiche di modernizzazione industriale sono state fatte, ma hanno portato a uno sviluppo uguale del Paese? Hanno creato una ricchezza uguale? Eh, hanno omogenizzato come si voleva eh, la vita in tutto questo Paese o no? La sua risposta è tendenzialmente no, nel senso che il, le politiche sono state in qualche modo delle politiche che seguivano gli interessi di una parte del territorio e non dell'altra e perciò ha creato dei disequilibri. E perciò apre una discussione sul il sottosviluppo interno all'Unione Sovietica, i divari di sviluppo interno all'Unione Sovietica. Ecco a me sembra che il. Noi dobbiamo pensare sia al libro di Storsky, di cui sto parlando adesso, di Kalinowski sia a quello di Kalinowski, eh, come eh, mh, vedendolo anche sotto un'altra ottica, che sono questa modernità costruita, l'Unione Sovietica la costruisce al proprio interno, ma ne fa anche prodotto di esportazione. Tashkent, questa idea di modernità, le grandi opere che abbiamo visto adesso, sono le cose che l'Unione Sovietica in quegli anni lì, gli anni 60-70, cerca di esportare in vari paesi africani del terzo mondo, diventa in qualche modo un modello. Noi, Unione Sovietica, esportiamo modernità, industria e lo sappiamo fare. I paesi che escono dal colonialismo occidentale possono guardare a noi perché noi abbiamo eh, riflettuto molto, abbiamo le capacità tecniche per eh, creare uno sviluppo di tipo diverso. Allora, è anche un modello, non solo interno, ma di esportazione quello di cui stiamo discutendo. Eh sì, sì, sì indubbiamente il modello. Così. No, ma intanto hai già in parte introdotto no, quello che racconta eh, l'ultimo dei, dei volumi che di Abashi. Al momento. Eh, il testo è solo in russo, quindi devo dire la verità, io ho qualche problema eh, a proposito, ma, eh, ma dovrebbe uscire no, quest'anno la, la traduzione Esce so italiana. Esce da pochi mesi, so eh. che la traduzione è finita, e bisogna quindi, stampare. Ecco, e quindi abbiamo, ecco, però eh, da quello che mi hai raccontato e che adesso racconterai anche al nostro pubblico, eh, narra eh, di tutte queste trasformazioni, ma viste da un punto Particolare no? che è quello del, eh, de, di un villaggio, in particolare della bellissima Valle della Fergana. Ricordo questa mi ha veramente impressionato da, da com'era. Ecco, come può reagire una famiglia a un cambiamento, sì. una trasformazione, a un modello, se vogliamo, di, di questo sì. genere? No, infatti, questo libro ehm, l'ho consigliato non solo perché sta per uscire in italiano, ma perché. Che aiuta, ecco, è diciamo, aiuta ma eh, perché è un libro importante, eh, eh, Abashin, che è l'autore di questo libro. Tra l'altro, il libro si chiama Kishlak. Kishlak non mi ricordo se l'ho detto prima, ma vuol dire villaggio. Il, la, la, il nome del. Ecco, è l'unica cosa villaggio, che. villaggio dell'Asia centrale. A interpretare. E il, il villaggio <ride> in questione si chiama Ashoba, che è, è un piccolo villaggio. Di una regione che è ultra importante, che è il Ferganà. Il Ferganà è importante per un mare di ragioni, ma ehm, il Ferganà è importante anche dal punto di vista della popolazione, perché metà degli abitanti della Repubblica vivono in questa regione agricola. Ma in questa regione Densamente popolata, l'economia centrale è quella del cotone. Su questo vi risparmio da ripetere le cose che ho detto fino adesso, però è, è questo: si è cioè una grande valle che vive su, uh, del cotone. Ovviamente, in periodi recenti, questa valle uh, tende a cercare di uscire dall'economia del cotone ossia sviluppare altre eh, attività economiche o quantomeno attività agricole che eh, eh, diversifichino la produzione e abbiano uno sbocco sul mercato, perché il cotone, come ho detto, è un, no, proprio non conviene farlo eh, a, chi, a chi ci lavora. Perciò c'è un uh, travaglio di trasformazione dell'agricoltura ancora molto difficoltoso. Ma è una regione che confina, che ha vicino delle altre regioni importanti. Anzitutto, una regione che non è solo usbeca, ma è usbeca, taggica e kirghisa, ossia fa parte e divisa tra tre stati sovietici, fa parte più dell'Uzbekistan ma anche degli altri stati. Questo pone. Una questione del rapporto tra questa regione ricca, ambita, relativamente ricca del, con gli occhi dello Stato e eh, contesa da paesi diversi e un pochino in là, ma di poche decine di chilometri, eh, si arriva in Cina, il che vuol dire che. Eh, i rapporti non sono solo tra questi, che si giocano attorno a questa valle non sono solo tra questi tre paesi, ma sono anche eh, con la Cina. Io, quando sono stato lì e sono stato abbastanza, erano, era un periodo in cui, eh, non erano questi ultimi anni, in cui la Cina ha deportato gli Uiguri, ha fatto delle politiche di controllo forte delle sue regioni adiacenti a quella di cui stiamo parlando. Era un periodo in cui, finita l'Unione Sovietica, la gente cominciava a fare eh, commerci e perciò c'era un legame intenso eh, che attraversava questi confini e il fatto di poter raggiungere di lì la Cina voleva dire avere una possibilità di fare commerci informali con la Cina. Voleva dire che eh, c'era proprio se uno avesse potrebbe raccontare la fine dell'Unione Sovietica attraverso questi commerci, perché questi commerci erano fatti da una parte di eh, tir eh, con ruderi di, 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 di ferro e di acciaio, che erano le fabbriche dismesse che crollavano, quelle sovietiche che ormai in disuso e veniva venduto appeso come macerie, i macchinari che non si usavano più. E, il ferro, eccetera, era mandato in Cina. Dall'altra parte arrivava dalla Cina eh, eh, tanti prodotti di consumo, che voi potete immaginare, perché sono sempre gli stessi, e questi erano ambiti perché erano un mercato importante, e soprattutto compensavano la volontà di consumo che rinasceva dopo l'Unione Sovietica rispetto a un'industria locale in crisi che non produceva queste cose, perciò eh, i beni cinesi erano ambiti. Io a Samarkand ho vissuto a casa di una tale che era una signora tagica molto affascinante che faceva come mestiere la contrabbandiera. Lei partiva da Samarkand arrivava fino al, al fondo del Ferganà, andava, eh, lì c'era un posto, un mercato informale, poi tornava indietro, non vi racconto il dettaglio, se no non arrivo al, al libro, eh, mh, arrivava indietro con i prodotti cinesi, li metteva tutti nella loggia in cui abitava e poi li vendeva eh, con molti clienti. Lì conveniva fare mille chilometri andate e ritorno e vendere queste cose che costavano nulla, perché in ogni caso era un grande business, fatto con delle borsone cinesi di quelle che tutti noi abbiamo visto. Ecco, allora, abbiamo attraversato, eh, dimenticandomi un po' di, eh, del libro di, che sto presentando, abbiamo attraversato questa regione, allora, prima di attraversarlo bisogna mettere ancora un elemento di questa regione, oltre al cotone, i commerci, le relazioni, è una regione tradizionale, molto religiosa, in cui eh, eh, dalle eh, moschee sono partite cose diverse, sono partita una rinascita religiosa dopo la fine dell'Unione Sovietica ed è partito una, eh, eh, anche una opposizione islamica che ha eh, costruito un'embrionale eh, tendenza di opposizione al regime post-sovietico, eh, eh, soprattutto in Uzbekistan. Questa è stata poi eh, travolta da una, una repressione gigantesca e perciò che ha portato una relativa militarizzazione del territorio, un controllo e poi ha portato delle politiche di maggiore inglobamento del, di questa regione con il resto del loro paese. Ci sono delle montagne che separano questa regione, le montagne sono sempre state un segno della differenza da una parte all'altra, ma poi quando si fa un grande tunnel, si mette un, grande, un treno veloce e una strada veloce, eh, l'isolamento cade e Fergana viene raggiunto in tutti i modi. Allora, il libro di, eh, sul Kishlak eh, ha questo grande merito di eh, considerare tutto ciò dal punto di vista di un, quel villaggio che ho detto, di un piccolo villaggio e perciò di famiglie, questo piccolo villaggio che vivono praticamente tutte le trasformazioni di cui vi ho parlato fino adesso. L'attenzione, eh, la lettura che ne fa a Bashin è di dire che esiste una specificità Sovietica di, di trasformazione, e perciò non è un colonialismo tradizionale, cose del genere, è una, è una cosa diversa. però legge le trasformazioni della modernizzazione eh, nei vari aspetti e la considera eh, sia attraverso delle questioni, ad esempio la questione della famiglia, il ruolo delle donne, il culto dei santi, la trasformazione dell'idea e delle pratiche islamiche, e perciò vede le trasformazioni culturali indotte da questa politiche e ragiona appunto su una specificità di, di, di questo posto. A me pare che questo libro sia veramente molto importante, perché è una cosa unica, tra l'altro. Perché fare una cosa del genere, come ha fatto Abashin, è un lavoro mostruoso. Perché lui riesce a lavorare. Io ho lavorato su dei quartieri di città e ho descritto dei cambiamenti non di lungo periodo come i suoi, lui ha fatto una cosa molto più difficile, lui, cioè, lui è riuscito a eh, seguire con strumenti diversi una trasformazione di lungo periodo, ha unito, questo fatto però, ha unito strumenti di archivio, eh, materiali di interviste, eh, fotografie e ha fatto un lavoro delle etnografie ed è riuscito perciò a leggere nella complessità, nei cambiamenti, con gli strumenti che questi necessitano, che implica anche conoscenza della lingua, implica eh, il fatto di stare molto molto lì e di eh, badare molto al rapporto che c'è tra le... Le interviste che fai oggi e le tracce del passato che si possono decifrare da queste interviste, o alla lettura del territorio, su come sono fatti gli oggetti, le, eh, il bene di consumo, le, le strutture abitative, eccetera. E perciò, questo mi sembra che eh, in realtà dei libri che avevo presentato fino adesso. Si potrebbe anche fare il percorso contrario, nel senso che uno potrebbe benissimo partire dal, dall'oggi, da questo villaggio e fare quel percorso lì. Noi l'abbiamo fatto così, ma eh, eh, l'idea era che questi libri parlano con fa di facce diverse della stessa grande questione. La finale del libro di, eh, di Abashin è eh, questo territorio oggi. La fine dell'Unione Sovietica ha messo in atto dei mutamenti ulteriori. Che nascono, come dire, dal fatto che queste diversità di sviluppo si trasformano in povertà relativa di queste zone. E perciò, la fine dell'Unione Sovietica è accompagnata da una fortissima emigrazione. Le famiglie iniziano a vivere di rimesse di chi è emigrato e nasce una storia, come dire, nuova. Che in realtà è una storia che stanno vivendo molte famiglie, non solo eh, tagiche o usbeke, eccetera, che migrano soprattutto in Russia, ma in genere in molti paesi, molto in Corea. Eh, ma è la storia un po' di tutti i, pa i paesi poveri di oggi, no? De degli migrati che, che arrivano, che ne so, a raccogliere la frutta a Saluzzo, vengono da. Eh, una situazione del genere e tengono rapporti con le loro famiglie. La chiusura del, della storia è un po' questa, insomma, il fatto che la fine dell'Unione Sovietica con un periodo un po' lungo si ritrova poi di fronte a dei problemi eh, che sono problemi che identifichiamo e che eh, un po' conosciamo. La specificità, beh, la specificità va studiata ma questi libri possono aiutare un po'. Eh, riscoprirla. Io forse mi fermerei qui. Non Grazie, lo so. è stato un percorso molto interessante, siamo passati dalla campagna, la città, nuovamente alla campagna, mm -hmm. eh, ma non solo perché abbiamo anche eh, fatto un percorso all'interno della famiglia, come si è trasformata no? la, vita, la vita sociale e, e quindi credo che sia Molto, molto utile anche questa chiave di lettura. E, e ricordo per chiudere che tutti questi libri saranno disponibili nelle biblioteche del, del nostro ateneo. E quindi grazie ancora. Grazie a voi.